Campagna abbonamenti 2014-2015, siamo all'ingresso per raggiungere l'Udinese Point, situato nella Tribuna d'Onore, dove è possibile staccare l'abbonamento per quella che è la nuova stagione sportiva dell'Udinese Calcio. C'è tempo fino al 23 di agosto, giorno prima di quella che sarà la gara di Coppa Italia, che è compresa proprio nel tagliando per la campagna abbonamenti del nuovo anno, che speriamo possa essere davvero importante per l'Udinese. Un Udinese Point che, vi ricordiamo, tra l'altro è aperto tutti giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 9 fino alle ore 13, poi dalle 14 alle 19, fino poi a passare all'apertura anche domenicale, che invece dalle 10 alle ore 13. Questi gli orari fondamentali per questo ingresso, che è qui situato proprio a pochi passi dal Udinese Store, qui adiacente allo Stadio Friuli, da dove tra l'altro è possibile vedere anche l'avanzamento dei lavori del cantiere del nuovo Friuli. E uno degli aspetti sicuramente più interessanti per il popolo bianconero che viene qui a rinnovare la propria tessera è quello di dare una sbirciata anche alle fondamenta di quella che sarà la nuova Tribuna Nord, la nuova Curva Nord che vediamo qui di fronte a noi. Veramente un lavoro molto molto veloce e rapido per costruire il tutto entro la fine dell'anno, e poi si arriva qui dritti per andare a staccare la tessera invece per la prossima stagione, per seguire l'Udinese in attesa di quello che sarà il gioiello del futuro, il nuovo Friuli. E ora siamo nel cuore di quello che è il momento del rinnovamento della tessera dell'abbonamento. Anche noi abbiamo staccato la nostra personale tessera, la mia tessera personale, eccola qui, Udinese My Passion, perché logicamente bisogna recarsi qui con tutta la documentazione necessaria, quindi carta d'identità, codice fiscale e, per quello che concerne la fase di prelazione, anche il vecchio abbonamento, e dunque essere qui pronti per poi tutte le informazioni che riguardano il nuovo abbonamento per la nuova stagione. Siamo a pochi passi da quella che è la tribuna dell'arco dello Stadio Friuli e vedete già sono un po' di persone alle mie spalle, perché c'è tanto tanto calore e affetto per l'Udinese, non solo per le amichevoli del ritiro ma anche per questo momento che è fondamentale per seguire i bianconeri anche nella prossima stagione. Abbiamo la nostra tessera e abbiamo anche la lista, ovviamente tutti quelli che sono i prezzi l'avete intravista, adesso ve la mostriamo più nel dettaglio, prezzi che riguardano tutti quelli che sono i settori a disposizione per il rinnovo della campagna abbonamenti 2014-2015. Allora sono a disposizione la tribuna centrale, la tribuna laterale ex distinti e una porzione della curva sud, prezzi che come sempre sono intero, ridotto, e poi c'è anche il prezzo per quello che riguarda gli under 17, insomma le consuete divisioni, e poi vi ricordiamo anche che c'è la possibilità di rateizzare, una conferma di quelle che sono tutte le iniziative legate al mondo della campagna abbonamenti. La passione è la nostra forza, lo slogan dell'Udinese Calcio, e la passione è rappresentata proprio da voi tifosi bianconeri. Tribuna Nord, la nuova curva Nord che vediamo qui di fronte a noi, veramente un lavoro molto molto veloce e rapido per costruire il tutto entro la fine dell'anno, e poi si arriva qui dritti per andare a staccare la tessera invece per la prossima stagione, per seguire l'Udinese in attesa di quello che sarà il gioiello del futuro, il nuovo Friuli. I'm
care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys were not. E ora siamo nel cuore di quello che è il momento del rinnovo. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 fino alle ore 13, poi dalle 14 alle 19, fino poi a passare all'apertura anche domenicale, che è invece dalle 10 alle ore 13. Questi gli orari fondamentali per questo ingresso, che è qui situato proprio a pochi passi dal Udinese Store, qui adiacente allo Stadio Friuli, da dove tra l'altro è possibile vedere anche l'avanzamento dei lavori del cantiere del nuovo Friuli. E uno degli aspetti sicuramente più interessanti per il popolo bianconero che viene qui a rinnovare la propria tessera è quello di dare una sbirciata anche alle fondamenta di quella che sarà la nuova trovamento della tessera dell'abbonamento. Anche noi abbiamo staccato la nostra personale tessera, la mia tessera personale, eccola qui, Udinese My Passion, perché logicamente bisogna recarsi qui con tutta la documentazione necessaria, quindi carta d'identità, codice fiscale e, per quello che concerne la fase di prelazione, anche il vecchio abbonamento, e dunque essere qui pronti per poi tutte le informazioni che riguardano il nuovo abbonamento per la nuova stagione. Siamo a pochi passi da quella che è la tribuna dell'arco dello Stadio Friuli e vedete già sono un po' di persone alle mie spalle, perché c'è tanto calore e affetto per l'Udinese, non solo per le amichevoli del ritiro ma anche per questo momento che è fondamentale per seguire i bianconeri anche nella prossima stagione. Campagna abbonamenti 2014-2015, siamo all'ingresso per raggiungere l'Udinese Point, situato nella Tribuna d'Ord, dove è possibile staccare l'abbonamento per quella che è la nuova stagione sportiva dell'Udinese Calcio. C'è tempo fino al 23 di agosto, giorno prima di quella che sarà la gara di Coppa Italia, che è compresa proprio nel tagliando per la campagna abbonamenti del nuovo anno, che speriamo possa essere davvero importante per l'Udinese. Un Udinese Point che, vi ricordiamo, tra l'altro è aperto.